mamma come goduto. Ah, c'era un momento nel rettilineo, tu schiacciavi, andava, sì. Poi entrava in coppia, facevi fu e sentivi che andava doppio. Un momento, vi ricordo che cosa è successo poco prima. Ci è stata data una bandiera nera per il transponder di Jacopo che aveva avuto dei problemi durante il secondo giro. Io mi sono fermato in box e dopo aver capito che la cosa non mi riguardava sono ripartito. Prima di cominciare con il 125 però vi lascio 5 secondi per iscrivervi al canale con il tastino che trovate qui sotto. È semplice, veloce e mi fate un grandissimo favore. Ah, e se arriviamo a 1000 iscritti entro fine anno organizzerò qualcosa di speciale. Fatto? Bene, adesso possiamo tornare alla pista. Allora, io non conosco nessun punto di staccata, non so dove si può andare in pieno e tantomeno dove bisogna invece frenare con decisione. Non so nemmeno fin dove si può schiacciare il pedale del freno perché, come sapete, se si schiaccia troppo si va in bloccaggio e con i kart frenata posteriore si spinna sicuro. Quindi si prova un po' di tutto, traiettorie, frenate, il tutto per andare sempre più veloci. Come al solito, giro dopo giro, andrò sempre più veloce perché ormai mi conoscete fino alla prima metà del turno, vado piano, prendo confidenza col mezzo e quando è la seconda metà del turno inizio a spingere sempre di più per fare il tempo. Ma ora proviamo ad analizzare un giro completo. Si passa molto veloce sull'arrivo, curva 1 quasi in pieno, alzo leggermente il piede dell'acceleratore ma rischierò di andare lungo tra qualche giro. Tornantino in curva 2, difficile capire dove frenare, ma molto importante in uscita non prendere il cordolo che fa perdere moltissima velocità. Curve 3 e 4, entrambe a 90 gradi, da fare alzando poco il piede, forse anche in pieno, ma per ora non è ancora il caso. Ora è difficile, sinistra, destra, sinistra, si frena poco prima di entrare nella prima e molta attenzione in uscita, sempre per non prendere i cordoli che rallentano tantissimo. Curva 8 in piena accelerazione, per arrivare in curva 9, anche questa molto difficile in entrata, non bisogna perdere il posteriore per poi uscire molto veloci stando sempre attenti al cordolo. Altra serie di curve, stavolta destra, sinistra, destra, con l'ultima che conduce al rettilineo più lungo del circuito, che col 125 è una goduria unica, ma questi sono dettagli. Si arriva all'ultima curva, staccata potente, ma non ancora al limite, per poi arrivare al traguardo. Bene, questo era uno dei miei primi giri, senza errori, ma solamente perché non ho ancora iniziato a spingere, non ho ancora iniziato a provare le staccate un po' più lunghe. Adesso andremo ad analizzare qualche errore che ho fatto nei giri successivi, appunto per tentare di andare sempre più veloce e sempre più al limite. Ad esempio, qui entro veloce ed esco leggermente scudando, toccando anche il cordolo, che mi fa perdere molta, molta velocità nel rettilineo successivo. Appunto, i cordoli all'alto piano ti fanno perdere tantissima velocità. Qui succede una cosa che in gara sarebbe stata molto dannosa, perché entro nella curva con una traiettoria sbagliata, troppo chiusa, ed esco evidentemente troppo largo, toccando con la parte sinistra del kart il cordolo. Così facendo il kart entra in un sottosterzo molto molto potente che mi fa perdere totalmente la linea e mi fa perdere ancora una volta tanta velocità. Un altro pilota che fosse stato dietro di me qui avrebbe avuto vita facilissima a superarmi. Bisogna trovare il punto di staccata, quindi pian piano si va sempre più lungo con la frenata fino ad arrivare al bloccaggio, ovvero qua. Di conseguenza si va lungo e si perde di nuovo tanta velocità. Qui in realtà volevo solo provare a vedere se si poteva entrare nella curva senza frenare come coi 270, ma evidentemente non si poteva. Le gomme ce lo fanno capire chiaramente, infatti sentite il rumore che... vuol dire che le sto stressando molto, che la curva non deve essere fatta così, anche perché poi perdo la traiettoria e sbaglio totalmente. Beh,
che dire di questi 125? Sono molto faticosi da guidare, infatti secondo me ci vorrebbe una preparazione fisica per sfruttarli al meglio. Infatti il giorno dopo il collo si è fatto sentire abbastanza. Per il resto, considerato che questi kart erano preparati in modo specifico per questa pista, è stata un'esperienza fantastica, sicuramente da rifare. Vi lascio un paio di giri senza interruzione, così potete apprezzare il sound dei due tempi e anche la mia guida, diciamo, non proprio pulitissima, solito qualche errore sempre per provare a trovare il limite. Ah, e c'è anche una clippettina a fine video, per concludere. Abbiamo appena finito, ma cos'è stato? Che cos'è? Che cos'è questo kart? Non mi sento più le braccia. Non sento più niente, io altro che le braccia. È stata un'esperienza mistica, qualcosa che dovremo riprovare assolutamente quando avremo le piotte per pagare. E niente. Detto ciò, non so, spero si sia sentito quello che dicevo durante il video, anche perché dicevo delle belle dubito cose. Dubito fortemente che si sentirà qualcosa. No, col rumore che c'era sotto del motore. Dubito fortemente. Comunque è piaciuto il regalo di compleanno? Devo dire, potevi fare qualcosina di meglio, certo. Non è vero, ci mancherebbe. Niente, qui da Ottobiano è tutto. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Tutti i link sono in descrizione, tutto quello che vi serve. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bella.